Ciao a tutti, bentornati sul nostro canale YouTube, L'Anima dell'Arte. Se approdi sul nostro video per la prima volta, ti invito ad andare sul video L'Anima dell'Arte, ci presentiamo, che ti lascio il link qui sopra, e scoprire chi siamo, e poi tornare qui da noi. Per chi ci conosce già, andiamo avanti. Io sono Serena e oggi vi parleremo di quattro aspetti che riguardano un artista che ha vissuto una breve vita, purtroppo, però ha fatto la storia. Un tipo molto particolare, Egon Schiele. Ho detto 4 perché oggi abbiamo un ospite speciale, Leonardo. Leonardo ha un canale YouTube chiamato L'Atelier del Verrocchio, che vi invito a dare un'occhiata perché è molto interessante. Ringrazio le ragazze per avermi passato la parola e mi presento. Salve a tutti, io sono Leonardo e da qualche anno a questa parte aiuto persone che vogliono immergersi nel mondo del disegno e migliorare le loro capacità in questa pratica. Far scoprire che nel disegno non c'è solo una bella mano, ma saper guardare quella dimensione parallela che riguarda l'arte e di vedere le cose con occhi non comuni. Per ulteriori informazioni troverete dei miei video inerenti sul canale YouTube L'Atelier del Verrocchio. Vi invito a iscrivervi al canale, a accendere la campanellina per rimanere aggiornati e a seguirci su Instagram lanidellarte.yt. Egon Leon Adolf Schiele è stato un pittore e incisore austriaco, un pupillo di Gustav Klimt. Nasce il 12 giugno del 1890 in un piccolo paesino austriaco. La passione per il disegno ce l'aveva fin dalla giovane età e disegnava i treni che passavano sotto casa sua. Abitava in un piccolo appartamento sopra una stazione per causa del lavoro del padre. Adolf Schiele, il padre, soffriva di disturbi mentali da un po', causata, si pensa, dalla sifilide, che lo portò alla morte nel 1905, quando Schiele aveva 15 anni. Venne preso la tutela dello zio, il quale ne riconobbe il talento artistico e lo iscrisse all'Accademia di Belle Arti di Vienna. L'ambiente accademico non era molto congeniale a lui. Nel 1907 incontrò in un caffè di Vienna Gustav Klimt. Sì, è una persona importante. Klimt diventò il suo maestro e il suo mentore. Iniziò a sviluppare il suo stile personale. Nel 1908 tenne la sua prima mostra personale per la Wiener Werkstatt, ovvero un circolo artistico. Nel 1909, avendo quel successo della critica, decide di abbandonare l'Accademia. Fonda con altri 15 artisti un gruppo, come posso pronunciarlo questo gruppo? Diffondere nuove forme di espressione artistiche lontane dai principi dell'Accademia. Nel 1910 si trasferisce in un altro piccolo paesino con la modella Wally. Anni dopo, però, venne accusato da un ufficiale di marina di aver sedotto sua figlia, 13enne. Alla fine di questo processo fu ritenuto colpevole di esibito opere pornografiche. Mi pare di aver letto che alcune delle sue opere furono bruciate. Dopo la breve reclusione in prigione, decise di tornare a Vienna. Klimt riuscì a ottenere nuove importanti missioni per Egon Schiele. Nel 1914 si sposa con la modella Edith Hans, diventa la sua unica musa. Questo matrimonio gli dona una serenità che muta molto i suoi dipinti. Mentre la sua fama artistica si va affermando, scoppia la prima guerra mondiale. Chiamato alle armi, grazie al suo talento poté continuare a dipingere, evitando quindi di andare in prima linea. Nel 1918 partecipa alla mostra legata alla secessione viennese e espone anche in altri posti come Zurigo, Praga, Dresda. Verso la fine di quest'anno arriva anche l'influenza spagnola. Sua moglie, incinta di 6 mesi, contrae questa malattia e muore il 28 ottobre. Egon Schiele era anche lui il 31 ottobre, soli 28 anni. Nella sua vita realizzò 340 dipinti e 2800 tra acquerelli e disegni. La sua attenzione artistica è stata concentrata principalmente sulla figura umana. Nella sua pittura c'è comunque un viaggio anche nell'introspezione psicologica. Eccomi qui! Sono tornata, ma va? E secondo voi, io oggi, di cosa vi parlo? Ma della parte culturale, ovvio, del museo in cui l'opera di Egon Schiele, madre e figlia, è conservata. Mi scuso in anticipo per tutte le pronunce errate, sono termini tedeschi, quindi perdonatemi. Non che l'inglese sia meglio,
Ok, basta, iniziamo, fratelli. Oggi parliamo del Leopold Museum vicino alla Hofburg, che fa parte del Museum Quartier, che è la piazza culturale più alla moda di Vienna ed espone centinaia di capolavori d'arte moderna austriaca collezionati da Rudolf ed Elisabeth Leopold, appassionati ed esperti d'arte. Questo museo è una vera e propria camera del tesoro in stile Liberty, viennese della, questa è difficile da pronunciare, Wiener Werkstatt e dell'espressionismo. Tra queste espone anche la collezione di Egon Schiele più grande e più importante del mondo, situata al terzo piano, e i capolavori di Gustav Klimt, il fondatore della secessione viennese, e di Oskar Kokoschka, che in italiano significa gallina, e non sto scherzando. Egon Schiele si possono studiare ben 42 dipinti, 187 opere grafiche originali, disegni e fogli a colori, e documenti autobiografici, lettere, eccetera. Molte delle opere principali sono di proprietà del museo perché i collezionisti, poc'anzi citati, iniziarono negli anni 50 a collezionare in grande quantità gli straordinari capolavori di Egon. Considerate che l'artista morì all'età di 28 anni, ma nonostante ciò produsse una grossa mole di lavori. I fondatori acquistarono infatti 5.000 lavori, consolidati nel 1994 nella fondazione privata Leopold Museum, con l'assistenza della Repubblica Austriaca e la Banca Nazionale d'Austria. Il Leopold Museum venne inaugurato nel 2001, quindi è un museo alquanto giovane. La parte interessante della collezione è rappresentata dall'arte austriaca della prima metà del XX secolo, principalmente da Schiele e Klimt, perché mostrano la graduale trasformazione in Austria della secessione viennese, il classico movimento Art Nouveau in espressionismo, che io adoro. Questo tempio per la cultura è un luogo dalla grande bellezza e allo stesso tempo molto accogliente, e le due cose non vanno molto spesso di pari passo. La parola d'ordine dell'arredamento è il minimalismo. Il costo del biglietto è di soli 13 euro. Dico solo perché in Italia ci sono musei che costano il doppio e la mole di cose da vedere è pressoché la stessa. La struttura esterna è imponente e crea un importante contrasto con il complesso delle ex scuderie di corte imperiali. Il nostro museo si presenta come un cubo luminoso di cemento bianco. All'interno la luce fa da protagonista e dalle finestre si possono vedere il Palazzo Imperiale, la Maria Theresienne Place. Comunque, ragazzi, io ora vi saluto perché il video è ancora lungo. Ciaone! Dunque, l'argomento di oggi è Schiele, Egon Schiele, il pupillo di Klimt. La tecnica che utilizza questo affascinante artista è la tecnica a guazzo, chiamata più comunemente gouache, che deriva dal francese, dove è nata questa tecnica, che non è da confondere con la tecnica dell'acquerello. Questi colori hanno pigmenti più densi e corposi rispetto all'acquerello, ma si utilizzano sempre con l'acqua, a gouache, a guazzo, per poi stendere con un pennello zuppo d'acqua e colore sul foglio cotonato, che è la carta per acquerelli. Generalmente questa tecnica si usa con un foglio inclinato, in modo che l'acqua lavora sul colore. La particolarità di questa tecnica è che più vai a lavorare o manovrare sul dipinto fresco, e più verrà peggio. La particolarità di questa tecnica sta proprio nel lasciar lavorare il colore e l'acqua in modo del tutto casuale, e si andranno a creare quelle parti a tratti dense, a tratti nitide sul soggetto, ed evoca una certa misticità cromatica. Christopher Kane è nato in Scozia nel 1982. Si è formato alla Central Saint Martins, Università d'Arte e di Design. Ha fondato il suo brand nel 2006, cominciando a sfoggiare i suoi abiti al neon per poter essere più luminoso possibile. Beh, direi che ci è riuscito a pieno. Le collezioni successive presentano accostamenti di pelle e di velluti. E la sua creatività si estende anche allo spettacolo, disegnando abiti e accessori per alcuni cantanti famosi.
Qui ne vediamo alcuni. E quindi si può ben intuire la sua passione per il mondo artistico. Nel 2015 lancia questa nuova collezione che rappresenta un inno all'arte e alla moda. Ed è proprio in alcuni di questi abiti che si capisce appieno il nesso tra questi due mondi. Lo stilista racconta che oltre a celebrare i sentimenti di attrazione e di sensualità, intende celebrare con questa collezione anche il mondo artistico, in un modo sfumato e unico. Cassie di Zaccari, in un articolo che vi lascio qui sotto in descrizione, racconta la trasformazione dello stilista da quegli abiti attillati e aderenti dei suoi esordi che lo hanno reso famoso nel 2007. In questa nuova collezione si ispira direttamente a un quadro in particolare di Egon Skill, ai suoi colori, all'elemento materico che lo contraddistinguono, scelti proprio per la rappresentazione del corpo umano nudo ricercata. Credo che sia proprio questo modo di rappresentare l'erotismo il punto di congiunzione tra Skill e Klein, anche se chiaramente hanno vissuto periodi storici differenti. Si vede chiaramente l'ispirazione dei colori, prima di tutto, e della forma. Il modello di per sé si presenta molto semplice, ma attira subito l'occhio. Ragazzi, da Leonardo oggi è tutto. Ringrazio gli spettatori e spero di vedervi nel prossimo video. Un saluto a tutti. Siamo giunti alla fine di questo video. Io vi ringrazio per averlo visto. Ringraziamo Leonardo per aver collaborato con noi. Uscirà presto un video sul suo canale. Scriveteci qual è il vostro artista o stilista preferito. Andate a mettere mi piace. Seguiteci sui nostri canali social e sulla nostra pagina Instagram. Andate a seguire anche Leonardo sui suoi canali social che vi lascerò alla fine di questo video. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video.